Love, lavoro di cui abbiamo visto un frammento durante la cerimonia degli UBU, che ti ha visto portare a casa il riconoscimento come miglior performer under 35, parte da un vero amore ed è la restituzione di un archivio personale, emozionale e corporeo. È un'interrogazione di gesti, di parole, di visioni e dei loro rapporti, che hai voluto mettere in scena, ma non è autofiction. Sì, è vero che mi fai pensare che in qualche modo è un archivio affettivo. È strano perché io il lavoro appena precedente First Love, che si intitolava Lunch, era un lavoro sugli archivi e io ero convinto che First Love sarebbe stato completamente diverso. Però ricordo che all'inizio della ricerca per First Love ero in sala con Chiara Bersani, che ha dato una consulenza alla drammaturgia, ed è stata lei a dirmi: guarda che First Love è molto vicino alla questione dell'archivio perché riguarda la rievocazione di una serie di ricordi, e questo ha schiarito la via. E non è autofiction, nel senso che è tutto vero. E è chiaro che c'è una, come dire, dal punto di vista somatico, il lavoro. Poi per me non esiste mai, come dire, il punto di vista somatico senza quello emotivo, mai, in nessun lavoro. Però diciamo che c'è una specie di paradosso, c'è una specie di gioco alla finzione, perché tutto quello che io ho incamerato fisicamente che riguarda lo sci di fondo si è trasformato in sistemi di movimento più sofisticati. Perché volevo veramente dimostrare che è una danza, al di là della retorica. Lo sci di fondo è considerato in generale uno sport molto elegante, quando il gesto tecnico è compiuto fino in fondo, ma io volevo dimostrare che era una danza per altre ragioni, per ragioni appunto sottese al motivo per cui danzo, che è lo stesso motivo per cui gareggiavo, e cioè per vincere, ma non per vincere il primo premio, perché io quando danzo esattamente come quando danzavo non riesco a non pensare alla danza se non come all'esaurimento di un'energia. E quindi la gara è molto simile alla performance in generale, quindi ho deciso di fare proprio una performance che è una gara, dichiaratamente. E quindi è tutto vero perché quel corpo che danza è anche il corpo che ha fatto lo sci di fondo, e perché quel corpo, quella voce che racconta quella gara indimenticabile di Stefania Belmondo è la voce che l'ha già raccontata tante volte nella sua camera quando era adolescente e che ha continuato a raccontarsela da grande. In questo lavoro tu da subito instauri una particolare relazione con il pubblico, perché all'ingresso doni a chi assisterà alla performance una busta che contiene parti di questo piccolo archivio e quindi instauri immediatamente un patto. Con chi è lì, di che natura è questo patto? E il problema dello spettatore, di chi verrà a vedere lo spettacolo, è una cosa che tu ti poni nella costruzione di un lavoro. Ti ringrazio molto di questa domanda che riguarda il pubblico e il patto che cerco di firmare col pubblico, perché per me è centrale e poche volte capita che le persone si interessino di questo. E per me, appunto, in ogni lavoro, ho sempre fatto dei lavori, e questo me ne rendo conto a posteriori, sempre molto frontali e sempre nella ricerca di uno scambio reale di sguardo con il pubblico. Quindi, quando io guardo il pubblico in un mio spettacolo, guardo veramente ciascun spettatore che riesco a incontrare. Fin dove il mio astigmatismo si spinge, cioè fin dove arrivo. E ogni lavoro ha una serie di istruzioni segrete, naturalmente, per me o per i performer che sono in scena con me, che riguardano non il senso di quello sguardo, ma le ragioni per cui quello sguardo va cercato, e che cercano di dare una natura, non di rivelare la natura di quell'incontro di sguardo. E in First Love, come hai rilevato tu, questo patto viene anticipato dalla consegna di questo kit all'ingresso, che contiene degli indizi per accedere al lavoro, con delle informazioni che durante il lavoro secondo me non vengono date o vengono date in filigrana, che per me era importante dare. E quello che fanno è cercare di scaldare uno specifico motore.
che è il motore sentimentale, che è alla base di questo lavoro, perché ritengo che il lavoro in sé sia molto asciutto in realtà, è molto freddo, non solo perché evoca paesaggi alpini, ma perché questa telecronaca è data e consegnata al pubblico freddamente, nella memoria di Franco Bragagna, che è quello che l'ha ideata inizialmente. Però per me è necessario che loro tengano in mente che io gli sto aprendo la smemoranda del 1997 e che loro stanno guardando quella pagina di smemoranda. E quando io li guardo e guardo ognuno di loro, cerco di chiedergli con lo sguardo di credermi e di credere che quello che io sto facendo è essere di nuovo quel bambino lì, quell'adolescente Che ha fatto questo passaggio dallo sci di fondo alla danza, lì. che com'è avvenuto? È stato un passaggio che in realtà è il passaggio tra lo sci di fondo e la danza con una frattura potente in mezzo. Cioè io ho smesso di fare sci, ho capito che volevo danzare, non ho potuto farlo per contesti sociali, familiari, e quindi c'è stata una grande frattura di 5-6 anni nella mia vita in cui io non ho più fatto nessuna pratica fisica. Il mio corpo è cambiato. Anche molto, sono diventato molto meno tonico. E poi sono arrivato a Bologna, ho strappato il legame col luogo in cui ero cresciuto, che era il luogo in cui lo sci di fondo era lo sport, uno sport praticabile perché era economico e perché avevamo le montagne vicino, e questo è un fatto che c'è dentro First Love anche. E che ci distingue dagli altri sport. Io sono cresciuto con il mito degli sport minori, non solo in una nazione come l'Italia, in cui al calcio si destinano molte finanze, ma anche all'interno del micromondo degli sport di montagna. Per esempio, per noi lo sci di discesa era lo sport dei ricchi, no? E arrivato a Bologna ho avuto accesso anche a quelle cose che non avevo accesso lì, quindi anche alla danza. Però è come se fossero due marchi che non si sono mai incontrati fino a questo lavoro in cui li ho fatti comunicare, insomma. Quali sono le sfide tecniche performative di questo lavoro? Dove tu stai in scena 45 minuti, se non sbaglio, danzando e parlando. Raccontaci un po' da un punto di vista Anche di tecnico. questa domanda ti ringrazio. E tecnicamente ci sono. La questione principale in atto è che c'è una questione legata alla coordinazione, cioè quando il corpo si muove e quello che accade nel corpo non è in nessuna misura legato a quello che la voce porta, che è il mio caso, nel senso che non c'è una relazione. I due piani sono stati lavorati separatamente e poi sono stati sovrapposti, una specie di fusione a freddo. Poi ci sono dei legami che ho creato, questo è il mestiere naturalmente, però la fusione è stata fatta a freddo, perché io non lavoro sulla relazione tra corpo e voce dall'interno, ci lavoro proprio come sovrapposizione di scritture, questo anche in Avalanche. E quindi c'è proprio una questione che secondo me è neurologica, cioè ci sono parti del cervello che lavorano insieme, che vanno allenate per coordinarsi. È un po' come la coordinazione destra-sinistra che si impara durante l'infanzia e l'adolescenza. L'altra grossa questione è che ad un certo punto i sistemi di movimento richiedono un'energia tale che avrebbe bisogno di ossigenare i muscoli, ma io mi ossigeno molto poco perché devo parlare. Quindi c'è proprio un problema di apnea e di poca ossigenazione. E quindi il lavoro tecnico che faccio è quello, controllare i respiri, eccetera. Quindi nel mio training esiste un momento in cui connetto sempre l'emissione di respiro all'impegno muscolare tonico. Principalmente questo, sì. E questa è la gara. Cioè, io volevo parlare di una gara creando una gara per me stesso. La gara per me stesso è riuscire a fare questa coreografia portando quel testo. Questa è la mia, sì, competizione. Everything is okay, che è un tuo lavoro precedente, è un esperimento sulla stanchezza del guardare. Anche in First Love, all'inizio, la parola stanchezza, stanco, circola perché c'è questo inizio, è una riproposizione della canzone di Adele che dice My First Love, I'm too tired. I'm too tired. Ma di che stanchezza parliamo? Mi sono venuti i brividi mentre facevi questa domanda, perché anche di questo raramente mi è capitato di parlare. Perché la canzone di Adele che apre il lavoro è in realtà è come se fosse il programma di sala. E in questa frase che tu citi, lei dice: "Perdonami, primo amore, ma devo andarmene perché sono troppo stanca." E quello che mi commuoveva e che mi commuove tuttora di questa canzone pop, accessibilissima,
è l'idea che ci si allontana dal primo amore non solo non perché non lo si ama più, perché magari si continua ad amarlo, ma perché si ha bisogno di altro, perché si è stanchi di quella cosa, in quella fase della vita in cui ci si stanca molto facilmente, che è quando si è piccoli. E io in qualche modo sentivo di aver tradito lo sci di fondo, la montagna, i miei genitori, perché ero troppo stanco di quell'ambiente, quindi me ne sono andato per cercare altro e mi ci sono voluti 14 anni per capire che ancora ero innamorato del primo amore. E non capita a tutti di continuare ad amare il primo amore, in alcuni casi il primo amore sprofonda nell'oblio oppure lo rifiutiamo, e nel mio caso io l'ho riattrovato e l'ho riagguantato da grande, quindi in questo caso era quella stanchezza lì, mentre la stanchezza di Everything is Ok non ci ho mai pensato. Per me è la stanchezza delle troppe cose che accadono nel mondo e del bisogno a un certo punto di sedersi e guardare al paesaggio e alle cose che ci circondano, anche al paesaggio urbano, aspettando che siano le cose che vengano verso di noi e non il contrario. Cioè noi tutto il tempo cerchiamo di collegare le cose che vediamo, no? Di creare delle relazioni di causa ed effetto, di relazione tra le cose, e a volte è bene sedersi, sprofondare nel bacino e aspettare che siano le cose che vengano a noi. Questo era quello che tentavo di fare in quel lavoro. Quindi sono due stanchezze diverse, ma che dialogano sicuramente. Nei tuoi lavori si intravede la trama di un'analisi dei giochi del vero e del falso e anche del discorso dominante. Ad esempio in quel lavoro c'era tutto un discorso sull'intrattenimento, che è appunto, come dici tu, una massa di informazioni anche sfinenti che non consentono la contemplazione. È un'analisi delle memorie corporee, non solo individuali, quindi, no? C'è anche un discorso più ampio, più sociale. E quali sono i riferimenti teorici o anche scientifici che ti guidano nel tuo lavoro? Sono un grande lettore di poesie. Ci sono molti poeti che mi accompagnano. Amelia Rosselli tra tutte. Per me è stato fondamentale Byung-Chul Han, questo filosofo di adozione tedesca. Coreano però scrive in tedesco, e che adesso è proprio mainstream, però io l'ho scoperto da tanti anni, e dalle prime pubblicazioni che ha fatto in Italia, e per me è stato fondamentale perché lui per primo mi ha suggerito la relazione tra una serie di studi neuroscientifici e le questioni che questi aprivano nella filosofia, nella sociologia, nell'antropologia. E io sono anche un grande appassionato, però in erba, diciamo, di neuroscienza, e quel lavoro Everything is Okay, in generale tanti miei lavori contengono letture che riguardano la neuroscienza. In quel caso ci sono tutta una serie di studi neuroscientifici che hanno una quindicina di anni ormai, che riguardano la necessità del cervello umano di rimanere durante lo stato di veglia in situazioni di riposo, perché la situazione di riposo in realtà corrisponde all'attivazione di una rete neuronale che si chiama rete neurale di default, che ha delle funzioni in realtà fondamentali per il cervello umano. E quindi ci sono le prove scientifiche che è necessario riposarsi perché molte cose accadano, non per non fare niente, per l'esatto opposto. E Byung-Chul Han, in qualche modo, io non so se lui li ha letti, però ha intercettato qualcosa, no? In tutte le sue riflessioni sul burnout, sulle malattie del nuovo millennio, che sono le malattie della depressione, le malattie della psicosi, eccetera. E poi Peter Hunt, che è un altro autore che per me è stato fondamentale, e la sua prosa poetica. Ci sono saggi e libri di Peter Hunt che fanno quello che io vorrei fare nella danza. Cioè io penso che la mia danza non sia mai una danza poetica, sia sempre più vicina alla prosa, perché per me la questione del racconto è ancora molto forte. Però mi piacerebbe, la mia ambizione è che sia una prosa come quella di Anke, che è una prosa che però apre degli immaginari come solo la grande poesia sa fare. Pur essendo assolutamente intellegibile. Esatto. È questo che tu cerchi, esatto, anche nella, esatto, danza. No? Sì, per me l'accessibilità, sì, ma non è una questione di giudizio, nel senso che poi io amo andare a vedere anche gli spettacoli inaccessibili, e sono un fan dei coreografi, ne cito uno per tutti in Italia, Michele Di Stefano, nei quali la danza ha un fascino che deriva dalla,
non dall'inaccessibilità dei lavori, ma dal mistero che, di quella relazione. E, però io non sono questo tipo di artista, purtroppo, o per fortuna, e quindi per me è sempre importante ragionare sul tipo di accessibilità, dando però degli strumenti piuttosto complessi da gestire allo spettatore, mai semplici, insomma. Tu hai una formazione che è anche internazionale, con molti coreografi, hai prodotto anche internazionalmente, da un po' però ti sei trasferito con Banche, l'associazione che produce il tuo lavoro, in Emilia Romagna. Perché? Raccontaci questo. Allora, il trasloco di Van, che è nata in Veneto nel 2013 da me, Giorgia Vanesi Annardin e Francesco Foscarini, diciamo che il trasloco di Van seguiva i nostri traslochi. Era un momento in cui sia io che Giorgia intendevamo radicarci nella città di Bologna e Francesca anche in qualche modo orbitava. E soprattutto Bologna ci prometteva, abbiamo intessuto negli anni delle relazioni molto forti con alcune realtà vive a Bologna, Gender Bender, Ateliersi, Danza Urbana, e quindi volevamo affondare in questo dialogo, e lo stiamo facendo in realtà, perché sono strutture che sono molto aperte al nostro lavoro, alla nostra ricerca. E poi c'era un po' il desiderio di affacciarci in un'altra regione, anche, possiamo ammetterlo dopo essere un po' di anni, non per negare la nostra provenienza che ci ha dato tanto, perché noi siamo veramente cresciuti in seno ad alcune attività promosse, soprattutto a Bassano del Grappa, direi, che hanno reso possibile tutto quello che facciamo oggi. Però per noi era necessario, siccome la natura dei nostri lavori, delle nostre ricerche, dei nostri processi è esplosa, perché nessuno di noi lavora in una città, lavoriamo sempre ovunque, volevamo provare a spostare il baricentro e vedere come sarebbe andata, e siamo molto felici in realtà di essere qui. Adesso lentamente ci stiamo facendo nel panorama, perché chiaramente non siamo riconosciuti dalla collettività del mondo della danza come una compagnia identificabile col territorio bolognese. Però piano piano. Benvenuti allora. Grazie. Per Stefania Belmondo, quando forse temeva di non più riuscire più a prenderla. Che bello! Via, via, via! Vai, dai!